piove? È un tempo perfetto per parlare di questo argomento. Allora, io ho preso l'abitudine di girare i video fra un turno e l'altro, ma quello che non ti ho detto ancora è che fra un turno e l'altro io ho anche cambiato lavoro. Ora, sul perché ho cambiato lavoro, su quali motivazioni mi hanno spinto a questa decisione così drastica, ne parlerò meglio in un altro video. Io semplicemente adesso ti dico che c'erano delle motivazioni pratiche che mi hanno messo in difficoltà, anche delle situazioni emotive che mi hanno messo in difficoltà e anche delle situazioni filosofiche, ideologiche, diciamo, che mi hanno messo in un altro tipo di difficoltà. Te ne parlerò assolutamente, ma preferisco lasciar passare un po' di acqua sotto i ponti. Ecco, lasciamo passare un po' di acqua. In questo video invece ti presento un argomento un po' più generico. Come capire quando è forse il momento di cambiare aria, il momento di licenziarsi, di mollare il lavoro e andare a cercarne un altro che magari fa un po' più per te e soprattutto anche come e quando farlo. Ciao, se non ci conosciamo, io sono Ciuffo, su questo canale di solito pubblico trucchi e consigli per goderti il tirocinio e la vita universitaria, ma siccome dal tirocinio e dalla vita universitaria io me ne sono anche un po' uscito, adesso parlo anche di vita lavorativa. Quando inizi a lavorare, dico la banalità, hai firmato un contratto. Il contratto che ti fanno firmare è probabilmente, sicuramente, basato sul contratto nazionale ANASTE, chiamiamolo una specie di facsimile, con un librone di mille pagine che offre delle garanzie, anche dei diritti e dei doveri, sia al lavoratore infermiere che al datore di lavoro. Ora, è probabile che se sono le tue prime esperienze lavorative e il contratto è a tempo determinato ci sia un periodo di prova, il periodo di prova sia di 2 mesi. Io ovviamente parlo della mia esperienza personale in questi video perché delle cose che non ho provato preferisco generalmente non parlare. Ecco, questi 2 mesi, sono detti 2 mesi di licenziamento in tronco, sono di solito visti con una certa ansietta, no? Perché vengono percepiti come un oddio, se in questi 2 mesi io commetto un errore, mi licenziano. Il licenziamento è immediato, non c'è un preavviso e non è nemmeno necessario esplicitare una giusta causa. Non è nemmeno necessario compilare alcuna documentazione. Da un momento all'altro, ciao, sayonara, fine del lavoro. Questi 2 mesi, in realtà, ed è il messaggio che voglio passarti, sono una grande risorsa per te come lavoratore. Perché? Adesso ti spiego bene il perché. Anche per questo video ho preparato un bonus e come al solito te l'ho messo in fondo al video. Se sei curioso di sapere cosa si tratta, credo che sia qualcosa che ti potrebbe essere veramente utile. Allora, dicevo, questi 2 mesi sono una grande risorsa anche per il lavoratore infermiere, soprattutto se ha le prime armi, perché di solito, almeno per quanto mi riguarda, per adattarsi ad un ambiente di lavoro ci vuole un mese. In un mese, per esempio, io imparo la geografia del reparto, più probabilmente dello stabile, imparo i nomi delle persone, imparo le terapie, i farmaci più utilizzati, quindi mi sveltisco, imparo la disposizione di farmaci nei carrelli, negli armadi, dei dispositivi negli armadi, quindi quando mi servono so dove andarli a trovare. Imparo i nomi del personale, ma imparo anche il modus operandi del luogo di lavoro, ognuno ha il suo. Imparo chi è il capo, imparo come comportarmi, come salutare le persone, imparo anche quali sono i piccoli atteggiamenti da assumere con ogni ospite. Quindi il primo mese è il mese di rodaggio ed è anche il mese più difficile e faticoso. Durante il primo mese capita molto spesso, tanto spesso, di tornare a casa disfatto, stanco, col mal di testa, contento di essere tornato a casa. Poi però pian pianino, verso la fine del primo mese,
le cose iniziano a cambiare perché finalmente conosco le persone, quindi so a chi dare la terapia. Io lavoro in una casa di riposo, lavoro sempre in una casa di riposo, anche quella di prima era una casa di riposo, e sempre con una grande concentrazione di pazienti, in questo caso sono più di 80. Adesso li conosco, associo facce a nomi, non hanno il cartellino con il nome come in ospedale, sarebbe veramente comodo, e quindi adesso distribuire la terapia è facile. All'inizio puoi immaginare era un disastro, si trattava di chiedere a chiunque: scusi, è lei il signor Gigetto? E questo qua magari neanche non risponde, oppure mi risponde di sì, peggio, e non è lui, cosa che può benissimo essere. Quindi il primo mese è veramente impegnativo. Dopo il primo mese però le cose iniziano ad andare dritte e iniziamo a tornare a casa dicendo: ok, questa è stata veramente una buona giornata. Iniziano le buone giornate, iniziano anche le soddisfazioni. Non che le soddisfazioni inizino esclusivamente dopo il primo mese, ci sono soddisfazioni anche nel primo mese ovviamente, però dopo il primo mese le soddisfazioni sono molto di più, o almeno così dovrebbero essere se il posto di lavoro fa per te. Adesso arriviamo al punto: se il posto di lavoro non fa per te o per me, come l'ho vissuta. Intanto, se ti sta piacendo questo video, fammelo sapere con un pollicione in su, e se non l'hai già fatto puoi anche iscriverti al canale cliccando sul pulsantone rosso e anche sulla campanella, così ti arriva una notifica quando pubblico il prossimo video. Ora, se dopo il primo mese di lavoro le giornate sono ancora molto frustranti e torni a casa e sei arrabbiato, sei frustrato, sei triste, sei ansioso e senti di doverti sfogare, quindi non so, magari vai in palestra, guidi forsennato sulla strada, vai a correre di nervoso, beh, c'è qualcosa che non quadra, nel senso non può essere così la vita lavorativa, no? Bisogna distruggersi psicologicamente per portare a casa uno stipendio, diciamo la verità, anche uno stipendietto, perché le prime esperienze lavorative difficilmente ti permettono di portare a casa un serio stipendio. Poi ognuno ha le sue esigenze, io mi accontento di poco anche perché le mie esigenze extra lavorative sono piuttosto economiche, ecco. Però comunque quello che assolutamente voglio e ho bisogno è di poter tornare a casa dopo una giornata lavorativa e dire: oggi è andata bene. Se dopo il primo mese e mezzo continua ad essere una fatica estenuante e andare al lavoro mi fa venire l'orticaria e non hai voglia, ti attardi, sono quelle sensazioni che ti fanno capire che le cose non stanno andando bene, beh, allora forse quel luogo di lavoro non fa per noi. C'è un problema. Se sono le prime esperienze lavorative, c'è un piccolo meccanismo mentale che potrebbe intromettersi e rendere un po' più difficile riuscire a comprendere se la situazione la stiamo vivendo bene o male. È una cosa che è successa a me, per questo te la sto raccontando. Ora, la prima esperienza di lavoro non è poi tanto diversa da un punto di vista pratico dalle esperienze di tirocinio, perché alla fine anche al secondo, al terzo anno siamo già infermieri, lavoriamo come infermieri, siamo già infermieri. Però quando sei tu ad avere la responsabilità è una sensazione un po' diversa. Quindi diciamo che il lavoro, da un punto di vista puramente pratico, non è diverso da quello che si faceva in tirocinio. Da un punto di vista emotivo, razionale, sì. Almeno io l'ho vissuta in modo diverso. Quindi la prima esperienza lavorativa è ugualmente un banco di prova, e il banco di prova è per le solite terribili domande: questo lavoro farà per me? Riuscirò a trarre soddisfazione nel fare l'infermiere? Alla fine sì, sono delle domande a cui ho già risposto in tirocinio, però sul luogo di lavoro io me le sono ripresentate, e può essere che te le ripresenti un po' anche tu, perché quello è il banco di prova, è quello che ci tengo a dire a te, come ci terrei un sacco a dire al me stesso del passato. È sì, il primo lavoro è un banco di prova, ma il primo lavoro non è che un possibile luogo di lavoro. Fare l'infermiere, lo sappiamo, vuol dire tante cose. Prova a pensare a un infermiere che lavora in dialisi, un infermiere che lavora in terapia intensiva, un infermiere che lavora al CSM, un infermiere che lavora nel territoriale. Fanno dei lavori completamente diversi tra di loro. Quindi fare l'infermiere può voler dire tutto. Dobbiamo comprendere qual è la nostra strada. Oltre a questo discorso, ogni ambiente lavorativo, anche nello stesso ambito, due terapie intensive
possono, nonostante svolgano più o meno lo stesso servizio, ecco, possono essere due esperienze lavorative completamente diverse, perché ci sono tanti fattori, c'è le capacità del capo, c'è le capacità del team di lavorare con se stesso, c'è il modo di lavorare, quindi ci sono veramente tanti fattori. Quindi giudicare la propria validità di infermiere dalla prima esperienza di lavoro è un errore che a un certo punto sotto sotto ho anche un po' commesso, perché sono una persona insicura. Cos'è successo? Ho cambiato luogo di lavoro, ora mi trovo molto meglio e quindi questi pensieri li lascio alle spalle. Fra l'altro, cambiare luogo di lavoro mi ha permesso anche di arrivare a queste considerazioni. Il fatto di avere un metro di paragone è importantissimo per riuscire a rendersi conto di cosa si è vissuto e anche di cosa si vuole vivere, di quale direzione si vuole prendere. Se dopo, diciamo un mese e mezzo, ti rendi conto che ancora le soddisfazioni dal lavoro non riesci a trarle, beh, forse è il momento di licenziarsi in tronco. Sappi che per licenziarti in tronco, tu non devi dare nessun preavviso. Nel momento in cui tu decidi, tu comunichi. Per fare un favore al personale, se vuoi puoi anche comunicare, non so, con una settimana di anticipo, ma questo è un favore che tu fai, tu non devi assolutamente niente a nessuno. Per esempio, io quando mi sono reso conto che non c'era verso e che dovevo assolutamente terminare quell'esperienza lavorativa, mi sono sicuramente sentito in colpa. Un consiglio che mi è stato dato da un'infermiera, che è stata molto carina nei miei confronti, tra parentesi, mi ha detto: no, assolutamente non, in queste situazioni devi pensare a te stesso, se no non esci fuori. Pensa al tuo percorso, pensa a cosa vuoi fare, dove vuoi arrivare. Anche perché se la tua preoccupazione è quella di mettere nei guai i colleghi di lavoro, sai che i caposala possono chiamare con preavviso zero un infermiere con partita IVA che fa anche quel lavoro, cioè copre il tuo buco finché non trovano un altro infermiere da assumere. E tra parentesi, quanto tempo ci vorrà perché trovino un altro infermiere da assumere? L'unica cosa che mi lascio alle spalle con tenerezza della mia prima esperienza lavorativa è il rapporto che ho instaurato con le persone. Con le persone intendo sia con i colleghi infermieri che mi hanno aiutato tanto, ma anche con gli operatori con cui ho stretto degli ottimi rapporti, soprattutto con quelli con cui condividevo le notti. In realtà non sono più tornato a salutare perché mi imbarazza, forse un giorno lo farò. Smetto di parlare di me perché siamo arrivati al momento del bonus. In descrizione ti ho messo il link alla lettera che ho scritto alla caposala con cui mi sono licenziato. Se ti viene richiesto, in descrizione ti ho messo allora dunque la lettera che ho scritto io. Puoi usarla come riferimento, puoi copiarla, puoi scaricarla, puoi anche usarla come esempio negativo, insomma puoi farne quello che vuoi, è tua. Dopodiché qui a sinistra ti ho messo un video per continuare a guardare, sotto ci sono i miei ebook su infermieristica e c'è anche Draghetto. Sento la stanchezza che inizia a prendermi il cervello come due manine che mi accarezzano la testa, quindi io ti saluto, anche smesso di piovere, ti auguro un buon turno o una buona lezione o un buono studio.